Oggi ci occupiamo delle mele, frutto caratteristico di questo territorio, che troviamo con varietà diverse, dalle bianche, rosse, gialle, però oggi ci occupiamo prevalentemente della mela annurca. Mela annurca, che è un prodotto IGP della regione Campania, coltivato nella zona flegrea, nella zona pessana, ma anche nel beneventano, ma era coltivata anche nell'agro nocerino sarnese. Anzi, nell'agro nocerino sarnese esisteva un tipo di varietà di mela annurca che era molto, diciamo, con un gusto particolare e con, diciamo, anche con qualità nutrizionali particolari. Un po' di storia di questa mela annurca. La mela annurca, cioè, viene citata anche da Plinio e la chiama mala oscura. La troviamo anche raffigurata nella casa dei cervi lì ad Ercolano. Mala oscura perché era, secondo Plinio il Vecchio, quindi questa mela si trovava prevalentemente nella zona degli inferi. Come arriviamo a chiamarla annurca? Praticamente proprio partendo da mala oscura, poi siamo arrivati a annurca soltanto, dalla OPN, e poi si è raggiunto infine una A per annurca. Il nome ufficiale annurca è nato nel 1845 durante la settimana degli scienziati che si è svolta a Napoli ad opera del botanico Gasparini. Vediamo che questa mela praticamente ha una particolarità: non si coglie matura dall'albero, ma praticamente si ancora acerba, si corre per terra, viene raccolta nel terreno, viene coperta dai teli e fatta maturare lentamente sotto questi teli. Ogni tanto si vanno a girare. Una buona mela annurca al massimo pesa intorno ai 100 grammi, quindi avevamo due tipi di varietà di mele annurca: avevamo la sergente e la caporale. La mela sergente era aspra, spinta, perché prevaleva l'acido malico, mentre la mela caporale era più dolce. Oggi si vendono soprattutto le mele che hanno un gusto più dolce e più croccante, mentre quelle lì più aspre sono quasi scomparse dal commercio. Poi abbiamo un altro tipo, ancora una mela annurca si presenta, ecco, in questa forma, ma si presenta anche nella forma più piccola. Però questa forma più piccola viene anche citata in qualche modo da De Filippo, nel De Pretore di Vincenzo. Vi leggo solo qualcosa. De Pretore De Filippo, dunque, Melizzano sta a 5 km da Napoli, prima di Aversa. Non è un paese ricco, anzi è poverissimo. Le sue risorse cominciano all'inizio dell'inverno, quando escono le mele. Tu vedi una processione di carretti cariche di mele rosse che mandano un profumo per tutta la campagna. Quella di prima scelta vengono portate a Napoli e da Napoli se ne vanno in giro per il mondo. Quelle piccole, bacate e ancora con delle macchie, vengono per la gioia dei porci, ma anche per sfamare noi che non avevamo grandi risorse economiche. Viene almeno a questa citazione particolare nel De Pretore di Vincenzo. Quindi, da un punto di vista nutrizionale, la mela è ricca di fibre, è ricca di sali minerali come potassio, sodio, fosforo, manganese, ma soprattutto la mela annurca è stata studiata recentemente dalla facoltà di farmacia. Hanno condotto uno studio piuttosto lungo sulle mele annurche e hanno dimostrato che una dieta a base di mele due volte al giorno, due mele al giorno, praticamente abbassa il colesterolo cattivo intorno al 15% e innalza il colesterolo buono intorno all'11%. Questo perché? Perché le mele annurca hanno una sostanza chimica che si chiama procianidina, che appartiene alla famiglia dei flavonoidi. Queste procianidine di fatto agiscono sul nostro organismo abbassando i livelli di colesterolo. Un altro consiglio nel mangiare la mela annurca è quello, ovviamente, se è possibile, se è una mela in cui siamo sicuri che, diciamo, è stata trattata soprattutto con tecnologie pulite, si può usare la buccia, si deve mangiare lentamente. Perché? Che cosa diamo in modo? Che i polifenoli che sono nelle mele, le procianidine che sono nelle mele, nel caporale vengono man mano, la cellula si rompe e libera queste sostanze altamente nutritive. Un altro aspetto che si può, un altro, diciamo, uso di questa mele: se noi la facciamo a tocchetti e la mettiamo in uno yogurt magro per circa
ripartiamo di sera e riusiamo di mattina. E le mangiamo dopo aver fatto una buffata di carne arrostita, in qualche modo le sostanze nutrizionali, alcune molecole che sono presenti nelle mele che si sono liberate, vanno a neutralizzare in qualche modo gli aspetti negativi dovuti, diciamo, alla carne troppo arrostita che è sulla brace. Ecco, quindi, dunque, la mela nurca, da un punto di vista nutrizionale, la nostra mela nurca ha delle proprietà interessanti, proprio per questi ultimi studi fatti dalla facoltà di farmacia.